Ridimmi un po' perché lo stavo a fa', perché non so sicuro di aver capito. Per essere pronti, Vincenzo. Pronti! Ma che? Che cosa succede? Te l'avrò detto 10 volte, ma tu evidentemente rifiuti di sentire. Rimuovi anche l'idea stessa. Ho capito che se dovevamo fare sto bucio de culo, che infatti ad avere se lo stiamo a fare tutti i giorni. Però... Non ci sono però! Quando accadrà, solo i più forti ce la faranno. Gli altri saranno spazzati via! Ecco, e cosa accadrà che non è chiaro? Siamo troppi, Vincenzo. Troppi... e stupidi. Sperperiamo ciò che abbiamo. E tra poco, molto poco, non ce ne sarà più per tutti. Che non ce sarà più? L'acqua, l'aria, il carburante. Te la senti di combattere fino all'ultima tanica? No! Sì, invece. Lo farai se sarai costretto. E ce la farai solo se sarai preparato. Passiamo alle gambe. Serie da 100. Pronto? Pronto! So che ci sarà da soffrire, ma quando la polvere della calca e della pugna si diraderà, io sarò ancora in piedi. E tu sarai al mio fianco. Senti un po'. Ma ce la potevo fare solo che le forze nostre. Tranquillo. Se. Attenta che al Pineto la settimana scorsa si sono caricata una che stava a cuore. Ce l'hai in confezione antigranata? Poi mi fai 40 quintali di sacchetti di sabbia da trincea. Quella grossa la sabbia, non quella fina. No, è il filo spinato c'ho ancora. Fammi 30 chicchi di sopravvivenza, quei lanciarazzi. Ma Risa, mi stai al negozio che devo uscire col furgone?